come puoi fare a passare al livello successivo con il tuo business? Dunque, in questo momento io sono in viaggio, sono all'aeroporto di Francoforte, sto per imbarcarmi su un aereo che mi porterà negli Stati Uniti a una riunione del mio gruppo Mastermind americano, il gruppo Mastermind guidato da Jeff Walker, di cui faccio parte. Poi il Mastermind sarà seguito dall'evento dal vivo di 3 giorni di Jeff Walker a Phoenix, in Arizona. Sarà una settimana molto intensa, però il motivo per cui ne sto parlando in questo video è che avere un mastermind per me, fare parte di un gruppo mastermind, è quello che mi ha permesso di passare al livello successivo con il mio business. Fare parte di un gruppo di altri imprenditori che fanno business, che fanno la stessa cosa che faccio io, con cui coltivare strategie insieme, dai quali farmi ispirare e io a mia volta ispirare loro con ciò che faccio, è estremamente importante e ha dato un grandissimo contributo e mi dà quotidianamente un grande contributo alla crescita del mio business. Quindi il consiglio che ti voglio dare è: cerca un gruppo di persone che fanno ciò che fai tu. Nel momento in cui svolgi la tua attività, non la fare da solo, cerca un gruppo di persone, creati un contesto e possibilmente cerca un gruppo di persone in cui tu non sia il primo della classe. Cerca un gruppo di persone che sono più avanti a te, perché molto spesso quando ci si mette in gruppo succede di dire: ah, io se prendo persone che sono troppo avanti rispetto a me, poi magari finisco per non sentirmi al loro livello. No, invece la cosa importante è cercare di avere un gruppo di persone che sono più avanti a te, in modo tale che ti possano ispirare. Perché se hai un gruppo che ti ispira, se hai un gruppo di persone che fanno cose che magari tu non pensavi possibile fare, e inizia a pensare a quel punto che se una certa persona la può fare, se un qualcosa hai visto, hai toccato con mano, che è tangibile, che è possibile, allora inizi a credere che se lui lo può fare, anche tu lo puoi fare. E quindi è importantissimo avere delle persone che fanno cose che per te sono magari, diciamo così, fuori dal comune, e farti invece dimostrare all'atto pratico che quelle cose è davvero possibile realizzarle. Quindi quello che ti consiglio è di cercare in qualche modo di crearti un mastermind. No, non è un gruppo mastermind, non è importante che tu vada fino negli Stati Uniti per crearlo, però cerca di circondarti di un gruppo di persone con le quali consigliarti, con le quali fare strategie insieme, e possibilmente cerca di trovarti un gruppo in cui non sei il primo della classe, in cui le altre persone hanno qualcosa da insegnarti. E questo è molto utile per fare sì che tu possa venire ispirato da ciò che fanno e che ti dimostrano quotidianamente le altre persone del gruppo di cui fai parte, dimostrano essere possibile. Io sono Marco Scabbia, se stai guardando questo video in qualunque luogo sul web che non sia il mio blog, vai su www.marcoscabbia.com, poi lasciami un commento, lasciami una reazione, lasciami un mi piace e ricorda, sempre avanti, senza mai fermarsi.